Ciao, buona giornata a tutti. Oggi la super puntata sarà una super puntata di Beach Boxing TV numero 13 con un ospite d'eccezione. Abbiamo una special guest, Sasha, uno special guest dall'Ucraino che ci parlerà del combat sambo o sambo combat. Sempre con me Alessandro Piavani. Oggi veramente avremo delle dimostrazioni di combat sambo. Parleremo con Sasha, ci spiegherà lui quello che fa, quello che insegna, questa disciplina molto 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 famosa in Russia che deriva dalle forze speciali russe. Quindi avremo tutte queste informazioni in questa super puntata di Beach Boxing TV. Adesso vi lascio la sigla così conoscerete anche il nostro special guest Sasha e poi lo faremo venire in diretta qui con noi. Quindi dopo la sigla Beach Boxing TV numero 13. Ed eccoci ancora qua dal vivo, ma adesso subito benvenuti ad Alessandro Piavani e Sasha, il nostro maestro special guest di Combat Sambo. Eccoci qua, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao Enzo. Ciao Enzo. Bene, allora adesso ho già spiegato inizialmente che il Combat Sambo è una disciplina che deriva dalle forze speciali russe, ma io vorrei innanzitutto, io e Alessandro ormai ci conoscono tutti quanti e vorrei tanto ringraziarvi per essere qua con me, Alessandro sempre tutte le settimane, Sasha ringraziarlo per essere qua con noi e poi comunque salutare tutte le persone che ci seguono, perché so che ci seguono da tutte le parti del mondo, dalla Russia, persone importanti, dal Brasile, dalla Thailandia, qua dove sono io, e comunque da tutte le parti del mondo ci seguono, anche per conoscere questa disciplina, il combat sambo. Quindi ciao Sasha, spiegaci un po', raccontaci un po' di te. Da dove vieni, da quanto tempo insegni il combat sambo, dov'è la tua palestra? Raccontaci un po' di te, che noi vogliamo sapere un po' di te. Buongiorno a tutti, grazie per la possibilità di parlare un po' della mia disciplina che la pratico da un po' di tempo. Grazie Alessandro, grazie Enzo. Io sono, mi trovo in Italia dal 2001, sono di classe 71, quest'anno compio 50 anni, nato in famiglia dei sportivi, mio papà che amava sport da combattimento, perciò mi ricordo i miei primi passi ancora 4-5 anni, quando lui mi metteva sul divano, mi colpiva, io dovevo farlo fare. Perciò, e poi così piano piano in 82 mi ha inserito in una società che si chiama Dinamo, che specializzava su sambo e su judo. E da lì praticamente è partita questa passione verso le arti marziali. Parliamo di oggi. La mia società è Free Combat Bix ASD, che è nata a luglio di 2015 con la specialità di H2H Combat, che sempre fa deriva da Combat Sambo, negli anni 70, l'Unione Sovietica, Combat Sambo ha dato tante tecniche efficaci per sia militari che la Polizia dello Stato, per le loro mansioni a svolgere. Tutt'oggi H2H Combat, Hand to Hand Combat, è molto famosa anche da parte miei in Ucraina e altri paesi di ex Sovieti. Quindi il combat sambo, da quello
che ho capito è adatto a tutte le età, sia per donne che per uomini, anche come difesa personale. Penso, infatti, hai fatto una bella domanda, perché infatti era nato come la difesa personale. Io ho un storico libro, giustamente è stato ripubblicato tante volte, che è praticamente uno dei fondatori di Combat Sambo, che proprio iniziato lui, ha pubblicato il suo primo libro nel 1914 ancora, quando c'era ancora la Russia dello Zar. Lui ha creato alle basi di Jiu-Jitsu giapponese tradizionale, lotta francese e box inglese, ha definito 52 tecniche che poi sono stati anche segretati per cosiddetta la polizia, perché lo Stato, servizi segreti e così via. E infatti, se andiamo sul sito ufficiale di Combat Sambo, infatti la nascita era 1914, cioè quest'anno a dicembre in teoria dobbiamo compiere 107 anni. Infatti era nata come difesa personale per servizi segreti. Poi a 1923 già è stata già la Unione Sovietica, è stato nominato una persona che poi ha portato avanti un progetto di Combat Sambo, Vito Spiridonov, uno dei fondatori di Sambo moderno. Perché questa cosa è importante perché come noi insegniamo Muay Thai, è molto importante anche il Muay Thai come difesa personale per le ragazze, perché tanti sport per le ragazze non sono molto adatti, cioè per esempio il pugilato inglese, tante ragazze non gli piace perché non è proprio difesa personale, perché sai che benissimo che i pugni, le ragazze non hanno la forza nel pugno, ma nella Muay Thai noi insegniamo le gomitate, insomma, e io penso che il Combat Sambo sia adatto come difesa personale, visto che è nata come difesa personale, è adatto per le ragazze, quindi è adatto per tutti quanti. Sì, vorrei magari precisare una piccola cosa, che infatti a quei tempi lì, come sono stato approvati queste tecniche, purtroppo, ma la storia è quella che sono stati approvati in prigione, cioè contro i detenuti. E infatti da lì, che poi era uno studio dei medici che studiavano tutte le ferite, purtroppo sì, è una storia un po' così anche triste. Infatti erano scelti le migliori tecniche all'epoca. Sasha, la tua, diciamo anche dov'è la tua palestra, così almeno la gente se si vuole iscrivere, vuole venire lì. In questa splendida palestra di Luca Roncalli, French Quarter Fight and Fitness, che si trova a via Nervi 29 a Gussago, zona industriale. Okay. Siamo qua lunedì, mercoledì, venerdì, questi inizio dell'anno è così, dalle 18 alle 20. Ok, quindi sappiamo già dov'è a Gussago, vicino in provincia di Brescia, gli orari ce li hai detti, anche le giornate, così le persone se vogliono venire a provare questa disciplina è utile. Ma la cosa carina, adesso Alessandro magari vuole farti anche lui qualche domanda, visto che sto parlando troppo io, facciamo parlare. È indifferente, l'importante è far parlare del Combat Sambo, di quello che si sta facendo. Volevo solo fare una precisazione che mi rende felice, e sono contento, e anche è un onore, nel senso che da quest'anno Sasha è entrato a far parte della UKFL in modo ufficiale, e quindi come tecnico nazionale della disciplina del settore sportivo. E la cosa mi gratifica, perché è un settore che non avevamo, e che comunque è un settore veramente da far crescere, ma che ha delle caratteristiche che poi può avere già un affluenzio sportivamente parlando di tanti atleti che si possono avvicinare. Perché adesso poi, infatti, specie volevo chiedere a Sasha appunto il regolamento e come si compete, certo, nel Combat Sambo. Sì, importante. 1992 vengono considerati la nostra storia moderna, diciamo, di Combat Sambo in mondo. Se mai ricordate, il 1995, quando un atleta sambista della Russia, Oleg Kattarov, vince UFC
e sensei. Infatti con le sue tecniche, in particolare sulle leve e sulle gambe. Perciò è da lì che poi sono partiti altri combattimenti come Fyodor e Alessandro Emilianti. Poi, se parliamo della nostra federazione, European Combat Sambo, che è proprio i primi passi, 8 match ha fatto Khabib Nurmagomedov. Khabib è stato il numero uno, ha battuto McGregor, stato il numero uno, si è ritirato imbattuto e si è ritirato perché è morto il padre e lui ha promesso alla madre di seguire la famiglia, di smettere di competere. È il nostro allievo, cioè il nostro, proviene dalla nostra federazione. Allora, il combat sambo, come noi sappiamo che la Muay Thai è l'arte delle 8 armi, noi abbiamo le nostre 8 armi, abbiamo i pugni, gomitate, ginocchiate, invece il sambo cosa si usa e che tipo di... Tante tecniche di box, questo box classico, karate, applicando anche le gambe, però non karate, diciamo, con le gambe, cioè, che facciamo uscire magari Mawashigeri, che ci sta anche quello. Più basso colpisci, meglio è, meno fatica e più male. Poi ovvio, la base è sambo sportiva, che è la base classica di quelle tecniche molto simili a judo, e tutto il migliore che adesso assorbe, perché per fortuna, giustamente con le varie limitazioni sportivi, che sono applicati per far sì che sia tutelato anche l'atleta quando compete. Esatto. Mi sembra da 1995 che ci stanno svolgendo già le gare di combat sambo in mondo. In 2002 combat sambo, federazione di combat sambo, era riconosciuto dallo Stato russo come la disciplina marziale. Esatto. Guarda, è molto, molto, molto interessante questa cosa, perché adesso ti dico un aneddoto mio. Sasha, tu non so se lo sai, però vorrei dirlo anche ad Alessandro, che non sa questa cosa. Allora, io penso che tutti i paesi, specialmente quelli orientali, hanno delle loro discipline che insegnano ai militari. E io sono stato in Indonesia, sono stato a Bali, e ho praticato l'arte marziale che si chiama boxer. Se tu guardi, vai a vedere su internet, non la conosci boxer? No. Ok, boxer è un'arte marziale tipo, io penso, tipo il combat sambo, perché è pugilato, karate, tutto misto, che viene insegnata alle forze speciali dell'Indonesia. Io come straniero sono andato lì, in Indonesia, avevo una ragazza balinese di Bali, e mi ha fatto entrare all'università dove insegnavano questa arte marziale, e poi ho conosciuto quello che ha iniziato a insegnare boxer. Questo si chiama Tarun Tarajat, è uno di Bali, e lui, quando l'ho conosciuto, io l'ho conosciuto veramente, aveva una collana con 13 denti qui. E io gli ho detto: scusa, ma tu come mai questi denti? Allora lui in pratica è stato preso dalla mafia indonesiana, questa è storia vera, proprio dalla televisione, detto dalla televisione, è stata presa la mafia, 20 persone l'hanno portato nella giungla e hanno cercato di ammazzarlo, l'hanno lasciato per terra pensando fosse morto, sono andati via. E cosa è successo? È successo che l'hanno preso, lui ha iniziato a allenarsi nella giungla per 10 anni, e ha fatto tutte queste tecniche di pugilato, karate, tutto misto. E lui poi ha detto: bene, io insegno quest'arte marziale, il primo che riesce a vincere con me, io smetto di insegnare quest'arte marziale. Questi 13 denti, lui cosa ha fatto? Quando ha imparato questa cosa, è andato a prendere tutte queste persone e le ha ammazzate. 13 le ha trovate, le altre 7 erano già morte in carcere. Quindi 13 persone, ogni persona che ha ammazzato ha preso un dente e se ne è messo qua
sulla collana. Un pochino easy, insomma, della quale, per la quale c'è da avere dei diverbi e quindi c'è puro confronto, esiste anche a livello verbale, senza paura che ti ammazzi, via, dai, ci siamo. Ma lui, no, ma lui proprio è andato lì, ha ammazzato questi mafiosi, ha tolto via un dente e aveva la collana con 13 denti. E io che uno così, quando parte, esordisce a dire qualsiasi cosa, io direi hai ragione. No, poi sai cos'è loro? Sai loro cosa fanno? Perché io veramente sono stato in Indonesia. Poi adesso dopo vedremo delle dimostrazioni che io penso siano parecide, simili al boxer. Loro per allenarsi in testa rompevano i pezzi di coccio così con la testa, perché usano anche la testa. E poi lui per fare l'esame per le cinture, perché non so il combat sambo, ma a boxer ci sono le cinture fino alla cintura nera. Noi non abbiamo le cinture, abbiamo un altro tipo di riconoscimento, però le cinture classiche abbiamo. Se abbiamo sambocca rossa, abbiamo cintura rossa, però puoi capire del master che sambocca ha. Dal kimono, dico, su Matteone, di esperienza sono molto sintetici gli ucraini. In questo caso la disciplina, arrivando dall'Unione Sovietica, curano un po' meno quello che è la parte dell'esame della cintura, ma si guarda poi la realtà dei fatti. Esatto. Non abbiamo per il momento, purtroppo, anche purtroppo per la comunità. Magari. Io, se era possibile, volevo, perché c'è un impegno che è molto importante, cioè non adesso, in questa infrazione, c'è un prossimo impegno molto importante a livello sportivo, che adesso Sambo, con i suoi allievi, che dopo conosceremo qua, nella fase dove si faranno la dimostrazione, è un impegno veramente importante, quindi però avrei piacere che il 2 di ottobre ci dicesse lui, il 9-10 ottobre ci dicesse lui l'impegno che ha. Volentieri. Sì, abbiamo ricevuto un invito per partecipare agli europei in Ucraina, Odessa, 9-10 ottobre. Campionati europei di combat sambo. Certo, di combat sambo, sì. Sto portando con me due atleti, se posso presentarli. Sì, certo, con piacere. Presento Paolo Scaglia, che è campione italiano già anche quest'anno, già seconda volta campione italiano, e Tommaso Fulter, che ha dimostrato quest'anno, ha partecipato in 4-5 gare anche a livello nazionale, e hanno fatto un livello italiano, diciamo. Sasha, volevo chiederti una cosa, Sasha, siccome noi ci piace sapere la cultura, le tradizioni di tutte le arti marziali, allora noi Muay Thai, noi Savadi Club salutiamo così, no? In Thailandia col Muay Thai salutiamo così. Un saluto marziale. Ah, ok. È sempre stato questo. Col Brasilia Jiu-Jitsu e OS. Sì, ognuno la sua. Stringiamo le mani. Ok, così almeno sappiamo anche il saluto, che se incontriamo un atleta che fa combat sambo sappiamo come salutarlo. Esatto, è una cosa obbligatoria, è un rispetto sia dall'inizio che alla fine dell'incontro, oppure anche in una vita quotidiana. Guarda, io penso, Sasha, una cosa, che nelle arti marziali, come abbiamo sempre spiegato, il rispetto è la prima cosa. Noi in Muay Thai, a parte che noi rispettiamo il maestro, ma anche prima di fare il sacco, noi rispettiamo il sacco, anche perché per noi il sacco è come se fosse un avversario, quindi lo salutiamo, Savadi Club, per rispetto anche del sacco, perché per noi la cosa più importante è il rispetto. Molto più orientale, marzialista, sono più sportivi, ma hanno un rispetto enorme, perché specialmente negli sport duri, come sono il sambo, come può essere il jiu-jitsu, il judo, c'è una marzialità, ma c'è anche un rispetto che è innato. Perché una cosa che noi facciamo, che è bello sapere questa cosa, e penso che Alessandro lo sa già, nella Muay Thai, noi alla fine della classe diciamo sorry, scusate, cioè sorry non lo diciamo mai durante gli allenamenti, perché succede sempre, magari, che succede, allora alla fine lo diciamo sempre, scusate, alla fine diciamo sorry, Koto Krap,
diciamo sorry alla fine, però durante le lezioni mai. Quindi adesso noi ci farebbe piacere vedere qualche dimostrazione. Okay. Ci date un attimo di tempo perché rispondiamo un attimo. Che sì, 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 secondo, mi piace via, intanto io parlo un attimino con il buon Enzo e con la gente che ci segue. Certo. Sostanzialmente adesso vedrete, mi sentite, basta, me lo rivedete, si stanno vestendo, hanno le protezioni, che praticamente la particolarità è che hanno sostanzialmente guanti da MMA da 4 once, paratiglia e caschetto, e la competizione a livello dilettantistico si svolge così. Per i guanti, Alessandro, scusa, i guanti usano i guanti di MMA? Guanti da MMA da 4 once addirittura, okay. Cioè, benissimo. La particolarità, per far capire un attimino in modo più veloce com'è il sambo, è molto simile alla MMA sostanzialmente, quindi vedremo per i piedi ground and pound, calci, pugni. Anche per terra, loro hanno anche proiezioni a terra. Proiezioni, poi non abbiamo poi chiesto il regolamento, lo chiediamo dopo, lo vedremo adesso. Mi sembra, correggimi Sasha se sbaglio, quando è proiettato puoi colpire una volta sola. Quando è proiettato puoi contrastare il ground and pound e sono una tecnica. Puoi colpire come io ho visto. Ah, quindi e non c'è uno stop. Puoi lottare, è una sorta di proiezione valida se tu rimani in piedi e lo proietti, rimani okay. In piedi due punti. Se invece vai a terra assieme, puoi lottare. Puoi lottare. E poi colpire a terra. E poi colpire a terra. Come sostanzialmente una sorta di MMA per far capire la gente che ti segue. Visto, no? Beh, comunque la cosa importante, una cosa bella che mi piace comunque che le persone vedono, che Sasha a 50 anni ha un fisico, cioè un bel fisico, quindi è integro. Adesso lascio spazio, io mi tolgo, a meno che si vede bene. Tanto puoi parlare, puoi spiegare tu tanto. Sì, io sono fan di Stan City, allo stesso tempo. Ovvio, da noi in conto inizia sempre, come l'ha detto. C'è il saluto quando saluto. Iniziano e poi inizia da una posizione di striking, ok? Quando tu inizi già a lavorare per capire la misura, cioè, le posizioni deboli, e tu inizi a esaminare, cioè, prima di arrivare studi l'avversario per capire se è veloce, se è lento, se è potente, quindi fai una sorta di può finire anche questo. L'incontro dura, se parliamo di dei maschi adulti, 5 minuti. Un round da 5 minuti, che comunque è dispendioso, un round unico. Non c'è nessuna attività, diciamo, sia da una parte che dall'altra, parte sempre ancora 2 minuti. E poi, se anche lì non succede niente, però raro che non succede niente, il labiti decretano vincitore in base al punteggio, esatto, che hanno dato. Decidono. Quindi sostanzialmente c'è 5 minuti fissi, nel momento in cui c'è un extra round lo fanno sui 2 minuti aggiuntivi, e se anche nei 2 minuti aggiuntivi non c'è un KO, non c'è una vittoria o c'è un pareggio, devono segnare la vittoria, gli arbitri decretano in base ai punteggi e al loro criterio chi potrebbe aver vinto. Ecco, vedi, sostanzialmente, ecco, per i profani, ecco, il sambo è sostanzialmente molto simile a quello che è un MMA, con tutti i tipi di proiezioni. Adesso qua ovviamente stanno facendo una dimostrazione che serve a far capire quello che è, certo. E non si stanno picchiando, ma credetemi, vedete, adesso simulano e basta, ma in una gara vera, credetemi, io ho avuto il piacere di vedere qualche video che Sasha mi ha fatto vedere, è veramente spettacolare. Sostanzialmente vedi tutti i tipi di proiezioni, è solo accompagnato, ma immaginate se vi prende di peso. Il peso di schiena a terra in questo modo, io penso che i polmoni li vai a cercare in altra sede. Sostanzialmente sì, è una. Dopo glielo chiediamo, che non glielo chiesto, mi sembra che l'unica cosa che sia vietata siano proprio i gomiti, quindi è anche bella collezione, o sottogalli dovrebbe essere, lo giuri. Quindi cosa vuol dire? Che praticamente è una sorta di kickboxing, kick-one, perché c'è anche il ginocchio, con la lotta a terra. Ginocchiate sono ammesse?
messi ginocchiati al corpo, al viso, e vedi qua proiezione, controproiezione, qua vedi, bloccaggio, questa è una leva al braccio, in questo caso sarebbe, sarebbe stato già deleterio per il fighter, perché da quella leva penso che sia anche abbastanza difficile uscire. Qua c'è sempre il saluto, e ogni, ogni azione hanno un saluto, qua, ginocchiata, simulata, proiezione ancora. È comunque molto dispendioso, perché chissà, lotta, fa giudizio, fa queste discipline, sa cosa vuol dire veramente lottare a terra. È un fiato totalmente diverso da chi fa, oh ecco qua, arm block, tentativo di arm block, è un fiato totalmente diverso. E poi vedete anche il kimono che avete, io chiamo kimono la giacca del chi che hanno, dopo vi farò vedere, a parte la cintura che serve per la chiusa, a differenza di quelli di judo del karate che continuano ad aprirsi, vedete che è molto difficile che si apra questo kimono, perché loro hanno all'altezza della cintura, dopo lo vedremo, delle asole dove passa la cintura e quindi rimane bloccato e non si apre mai, perché è difficilissimo che si apra. Per aprirsi deve proprio slacciarsi la cintura, quindi è una cosa bellissima, perché a differenza del judo o del karate, ogni volta che si muovono devono fermarsi e rimettersi a posto, qua rimane sempre a posto. È spettacolare come disciplina, ripeto, qua è una dimostrazione, stanno giocando in un match vero. Ma è bello, sai cos'è Alessandro? È bello far vedere cose, perché normalmente se noi facciamo vedere veramente i veri combattimenti, le persone non si avvicineranno mai all'arte marziale. Ma poi è veramente molto bella, nel senso che veramente adesso c'è la passione per l'MMA, la shootbox e tutto. Questa è la forbice, ho fatto una forbice e poi un bloccaggio articolare alla caviglia. Sono tecniche completissime e di una disciplina che in Italia non è ancora molto conosciuta, ma che addirittura è servita a delle federazioni per avere il riconoscimento alle Olimpiadi, perché il sambo è riconosciuto come anche olimpico. Ah, quindi il sambo è riconosciuto dal CONI? Il sambo sì, è riconosciuto dal CONI. Okay. A posto, direi di sì. Io ringrazio. Grazie a. Adesso. Allievi e ad Sasha. Ecco, Sasha, vorrei chiedere una cosa a Sasha, visto che io. Fatti fare 30 secondi di respiro, intanto parliamo io e te, perché non sembra, ma anche giocando, credo in un dispendio energetico da paura, perché la lotta è veramente. Sì, lo so, guarda, io ho provato a fare Brazilian Jiu Jitsu, ho provato a fare queste arti marziali e sinceramente facendo, e comunque anche Muay Thai con i clinch, con queste cose veramente hai un dispendio di forza e di fiato enorme. Poi comunque 5 minuti non è poco, perché non è che sono pochi, sono tantissimi. Maggior parte la 5 minuti in ground and pound, già solo fare un round 5 minuti di Muay Thai o di K1 pesantino. No, Muay Thai 5 minuti ce lo dobbiamo togliere dalla testa, 3 minuti è il massimo, non di più. Sì, cioè, fai conto che c'è un clinch attivo in piedi, qua c'è un clinch attivo in piedi, ma dopo c'è un dispendio energetico della proiezione della lotta a terra. È veramente allora, adesso io spiego un po' la mia impressione di questa arte marziale del combat sambo, e così almeno faccio anche una domanda a Sasha nel frattempo che riprende fiato. Come ho visto dalla dimostrazione, secondo il mio punto di vista, poi chiedo conferma a Sasha, è bello perché dai bambini di 5 anni fino alle persone anziane possono fare questo tipo di il combat sambo. Ma la cosa importante, secondo me, che penso che Sasha ci insegni questa cosa, è la preparazione fisica. Perché per arrivare a un livello che io ho visto adesso di Sasha e del suo allievo, ci vuole una grande preparazione fisica, che secondo me è importante nelle arti marziali. Perché una ragazza che viene lì e dice, ok, non è pole dance o altre cose, ma è combat sambo, prima di fare queste proiezioni qua, deve prepararsi le articolazioni, gli addominali. Quindi la preparazione, secondo me, è molto importante e sarà anche abbastanza dura, ma
utile per le persone che vogliono usarla come difesa personale, ma anche per poter andare in giro ed essere sicuri di se stessi. Sì, Enzo, hai detto giusto, che praticamente noi, ho detto che noi ci alleniamo qua 3 giorni, però altri giorni, martedì, giovedì, sabato, siamo all'aperto, siamo in palestra con il ferro. Perciò, come con il ferro? Spiegaci, come con il ferro? Potenziamento, quando si trovano al di fuori escono a correre, gli ho ripetuti, classico allenamento d'agonista che ti porta via 6 giorni. Abbiamo la nostra parola, Sambo Fit, che esiste da quando esiste il Sambo, perciò abbiamo quelli Gise. Allora, kettlebell. Parto dal presupposto che il kettlebell e club non sono indiani, ma le kettlebell arrivano dall'Unione Sovietica, arrivano dall'Ucraina, arrivano dalla Russia, cioè, quindi loro hanno, cioè, le mazze di... noi le facciamo adesso per fare il film. Adesso, allora, quello che ho capito, da quello che allora ho capito, le hanno inventate queste, le kettlebell, hai capito? Cioè, che cosa? Allora, io ho sempre praticato arte marziale da quando ero piccolo, che prima non c'era il Muay Thai in Italia, ma c'era il karate Shotokan. Io ho praticato Shotokan in Italia, ma poi dopo sono nate tante discipline e modi di fare fitness, che sono più che altro copie delle arti marziali antiche, tipo, non so, Muay Thai. Ci sono delle copie, allora, merchandising di persone. Nella Muay Thai ci sono sempre stati circuiti, ci sono sempre stati questi, dopo l'hanno chiamato CrossFit, e adesso mi ha fatto piacere capire che il Combat Sambo, il Sambo Fit, è una sorta di CrossFit, da quello che ho capito. Io non faccio la pubblicità a nessuno, diciamo, io piace. No, è importante sapere come sono. Questa è storia, le kettlebell e la preparazione col ferro, la ghisa, chiamala come voglia, è antologia, arriva dall'Unione Sovietica e da tutte poi quelle che sono le nazioni che si sono formate. Cioè, no, ma per questo, sai che noi abbiamo fatto anche la puntata di CrossFit, di queste cose. Le persone, sai cosa, quando fanno CrossFit o fanno altri tipi, non so, circuiti di Muay Thai, queste cose, ma la cosa importante, come ho detto prima, per fare il Combat Sambo bisogna fare il Sambo Fit, che poi una persona può, secondo me, almeno io penso, può dire: ok Sasha, io voglio venire in palestra, non voglio combattere, voglio fare solamente Sambo Fit per diventare forte. Ok, nessun problema. Ah, beh, certo, la scelta di essere agonista penso che non sia... Siamo talmente completi che possiamo offrire da bambino da 7-8 anni già una propedeutica giusta per quanto riguarda la sua crescita normale, che siamo molto completi. Anche perché i bambini quando iniziano a fare, i ragazzini, perché io mi insegno Muay Thai qua, queste cose, io comunque poi quando ho fatto anche pugilato, io mi allenavo con la campionessa nazionale della Spagna, faceva molto, e io con questa cosa qua, secondo me, sono cresciuto. E anche a Ibiza, per esempio, c'è un grandissimo mio amico brasiliano, Marcello Cacique, che insegna capoeira, e i bambini a 5 anni, 6 anni si divertono veramente tanto per fare questa disciplina, perché non combattono capoeira, ma si preparano fisicamente per fare questo tipo di disciplina. Quindi vedo che il Combat Sambo è una disciplina che, cioè, io penso che uno arriva lì in palestra, non è che si mette lì a fare col campione le cose che ha fatto Sasha prima, ma ha bisogno di prepararsi fisicamente per fare queste cose, e serve per il fisico. Chiaro. Volevo fare un'ultima domanda alla buona Sasha, per questo, perché ho visto prima, perché il regolamento io non lo conosco ancora a pieno, ma l'ha girato, me l'ha fatto vedere, ma è una disciplina per me nuova, e la posso assimilare all'MMA, alla shootbox per sembianze. Poi ho visto, mentre combattevate, che dovevate calci, correggimi se sbaglio, pugni, ginocchiate, tutti i tipi di proiezione, qualsiasi, basta far cadere l'avversario, leve articolari, possibilità di colpire a terra, e non c'è però la gomitata. Gomitata a terra no. Il piede no, gomitata in faccia no.
diciamo lì bisogna vedere di che livello, classe A, classe B, classe C, la stessa cosa. Però nel regolamento ufficiale, se uno fosse con tante esperienze, può usare il gomito, quindi sostanzialmente è paragonabile a una Muay Thai con le proiezioni, quindi anche qua c'è anche la possibilità, ecco, perché non avendolo visto usare, mi era sorto il dubbio che fosse una sorta di K1 con le proiezioni e con la continuità. Anche perché le gomitate, se dai le gomitate, fanno veramente male. Sì, ma anche, Piero, scusa, cioè, 4 once. Cioè, io penso che questo qua lo metto ad andare in bicicletta con la mountain bike per prendere, se cado, almeno non mi faccio male, capito? Ma no. Poi la cosa che ho visto che mi piace molto, che sono le scarpettine di Sambo, che sono veramente belle. Sono sostanzialmente, passami la traduzione, un calzino a forma di scarpa, perché sostanzialmente non è che proteggono perché è una scarpa, è proprio una suola antiscivo, tutto quello che voglio, ma è un calzino molto aderente. Senza far pubblicità e senza fare nomi, ti ricordi le scarpe quelle dell'Adidas di pugilato? Senza fare nomi, sì, no, ma non c'entra niente comunque. Ma quelle Adidas sono probabilmente sono fini, eh? Sì, ma però ci sono quelle da lotta, ci sono quelle da MMA, da shootbox vecchie le facevano, ma da Savat, ma nulla hanno a che fare, quelle già hanno una suola, sono molto più dure già. Questo proprio, se le tocchi, è un calzino, tu metti un calzino un po' spesso, con la forma della scarpa che si lega, ma sostanzialmente non è che ti ripara. Non puoi andare in giro con le scarpette. No. Assolutamente no. Sai perché ti dico questo? Perché secondo me, adesso la giacca mi piace, i pantaloncini mi piacciono, cioè è bello anche sapere che una persona magari si può vestire, andare in giro e vedere uno stile del Sambo, uno stile di... Potremmo inventare anche una nuova moda, un merchandising nuovo, dove ci sarà il Sambo Fitness, Sambo, che ne so, Sambo Wear, e mandiamo in giro vestiti di Sambo. Sambocca si dice? Sambocca, vedi che sto imparando. Le scarpe Sambietti. Sambietti. Io volevo, prima di chiudere la trasmissione, volevo ricordare una cosa importante per quanto riguarda quello che stiamo facendo come WKFL. Io parto domani mattina, vado in Albania, a Tirana. Siamo in piazza Tirana con una mega manifestazione che è definita in Albania la manifestazione più grossa e di pregio che fanno annualmente. In piazza appunto Tirana avremo 11 match, della quale 2 titoli, uno di Muay Thai, MTBSA, quindi sarà contento Crew Prasasit, è un primo titolo europeo professionisti in Italia e in Albania, in questo caso organizzato dal responsabile per MTBSA in Italia, che sono io, e un titolo europeo di K1 Rules, oltre a dei prestige fight con atleti professionisti veramente di pregio. Questa è una cosa. L'altra è il 24 di ottobre, c'è Sport Show Revolution, che organizzo a Milano, una gara a sport e combattimento, contatto pieno, contatto leggero, tutte le discipline, istituzionali e dilettanti. La sera ho Ring Mania, che è un gara pro, dove sono approdati e verranno a fare le finali 2 atleti di shootbox MMA, chi ha fatto le finali per il K1, Muay Thai, i Kids Junior, difesa dei titoli, una roba molto bella. E lì, 2 titoli anche lì, avremo uno di Muay Thai Full Roll, sempre MTBSA nei 60 kg con 2 atleti di assoluto spessore e un titolo di K1 Rules e parlavo con Sasha appunto per la sera, inseriremo molto probabilmente, stiamo cercando di capire come e in che modo, un match di Sambo Combat proprio in un galà per far vedere poi appunto anche che anche nei galà questa disciplina è giusto che entri, perché dà un valore aggiunto ed è uno spettacolo da vedere. Quindi, e lo vogliamo promuovere a livello istituzionale, ma anche durante i gara professionistici. Questa è una cosa importante, perché io vorrei anche in Thailandia che iniziassero a insegnare Sambo, perché qui non è male, perché tanto qua adesso sta andando di moda l'MMA, il Brazilian Jiu-Jitsu, Western Boxing, MMA e Muay Thai in primis in Thailandia ad ora, però hanno visto che hanno aperto la mentalità, perché anche cominciano, mentre prima nelle gare che fanno c'è e ancora adesso è così, c'è solo la Muay Thai, tante volte inseriscono la Western Boxing, la chiamano Western Boxing, il pugilato,
o anche il K1, lo chiama Muay Thai senza noi, che poi è K1, quindi stanno aprendo un po' la, quella che è la mentalità a uscire a certi schemi e usare anche altri. No, guarda che i thailandesi comunque sono aperti a qualsiasi tipo di lotta, l'importante è che c'è una lotta, una competizione. Poi se tu sai, vabbè, dico anche a Sasha una cosa che tu, Alessandro, non lo so se tu l'hai mai visti questi, ma i thailandesi sono veramente spettacolari, perché quando fanno spettacolo, a parte che quando fanno Muay Thai tipo Bo Khao, Sen Chai, Susakorn, queste persone sono veramente forti, ma io ho visto anche degli incontri di che, in delle festival così di Muay Thai. Tu sai cos'è Muay Thai, Alessandro? No. Muay Thai una volta mi hanno detto, Enzo, vuoi fare Muay Thai? Ho detto, che cos'è? Con un bambù sul mare, tu fai pugilato e perde chi va giù, vince chi è che sta giù. Hai su dei guanti fatti col bambù? No, i guanti normali, guantone, come Muay Thai, gomitate tutto, però stai sul bambù con un tubo di bambù così. Te lo garantisco che lo fanno, non li ho visti, ma ti garantisco che lo fanno. Io l'ho fatto, ma lì ti dai certe botte, e vai giù nel mare, vai giù nell'acqua, se perdi vai giù in acqua. Ci sta. E comunque a me fa piacere perché in Thailandia veramente si stanno aprendo a tanti tipi di sport, MMA, K1, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, e speriamo che anche il Sambo, adesso con la nostra trasmissione, e comunque salutiamo tutte le persone che ci seguono perché ci stanno seguendo in tanti, anche perché Sasha, così tante persone mi hanno chiesto cos'è il Sambo, cos'è? Io non ho spiegato niente, ho detto guardate la trasmissione così potete vedere che cos'è il Sambo. Io direi che abbiamo fatto una bella trasmissione anche oggi, Enzo. E ti ringrazio, e dopo vuoi fare anche te, Sasha e i suoi allievi, e mi fa piacere dire che andranno, ripeto, adesso a fare gli europei di Combat Sambo il 9-10 ottobre, e avremo piacere di vederli nei nostri galà e nelle nostre manifestazioni a promuovere quello che è la disciplina e iniziare un percorso di evoluzione di questo sport all'interno di WKFL e non solo. Quindi la prima cosa, tanti auguri per i vostri campionati a Odessa, tanti auguri, poi un saluto virtuale di Sambo Combat. Volevo aggiungere pazione. Enzo, posso aggiungere anch'io qualcosina? Vorrei ringraziare per questa un'ottima ottimi 30 minuti di presentazione della mia disciplina che amo. Vorrei ringraziare Alessandro in primis che mi ha dato la sua piattaforma, mi ha accolto molto bene, mi ha dato una mano. Mi ha dato la base per il momento. Vorrei ringraziare Ucraina, vorrei ringraziare il presidente di European Combat Sambo Federation, ecco, in nome di Liu, Anna Zimon, dalla nostra parte, e благодарю вас сильно, благодарю за ваше доверие. Спасибо. Постараемся идти дальше и развивать этот красивый вид спорта. Ringrazio i miei ragazzi, infatti do grosso un bocca al lupo a tutti noi. E anche io ringrazio il presidente della federazione appunto del Combat Sambo, perché mi ha dato la possibilità di essere, tramite Sasha, anche il rappresentante unico ufficiale per l'Italia della Combat Sambo Federation. Carlo e Alessandro Vastroge Bladari, ringrazio di cuore. Per dare a noi questa possibilità di представляти questa disciplina in Italia. E poi un'altra cosa, Sasha e la tua palestra, sarete sempre benvenuti qui in Thailandia. Grazie mille. Adesso aspetto la classica foto che mi mandi in piscina con scritto sono stanco, perché la prima male di più, va bene? E ti odio ancora di più. Va bene, ciao, buona giornata, grazie tante a tutti quanti, ci vediamo presto, ciao. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi, ciao. Ciao, 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 ciao. Bene, questa puntata è stata super con Sasha, i suoi allievi, Alessandro Piavani e con tutti quanti, e salutiamo il presidente della federazione di Sambo Combat anche in italiano, dopo aver sentito anche Sasha che l'ha ringraziato e l'ha salutato in ucraino. Quindi oggi una super puntata con un super ospite, abbiamo
imparato tante cose, abbiamo visto delle proiezioni, un combattimento di Sambo Combat, e presto ci saranno i campionati a Odessa, come ci ha spiegato prima il nostro Sasha e il nostro Alessandro Piavani. Quindi ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana con Beach Boxing TV numero 14, questa è la numero 13, vi lascio con la sigla di Beach Boxing TV, ci vediamo la prossima settimana, ciao, alla prossima!